Ok, ciao ragazzi. Allora, oggi cambiamo genere, facciamo un altro tutorial nell'ambito della, diciamo un po' dell'arte casearia. Ecco, siccome mi piace dilettarmi un po' in cucina, allora oggi vi insegno come fare semplicemente lo yogurt fatto in casa. E allora, innanzitutto, come vedete dalle immagini, prendete un 3 litri di latte intero, ok? A questo punto poi prendete dello yogurt sempre intero e bianco, mi raccomando, non alla frutta o light, perché se è light è scremato e non ci sono pochissimi fermenti. Se è con la frutta, può succedere che la frutta o altre cose tipo caffè o altre cose, insomma, vanno ad alterare, a interagire per quanto riguarda la fermentazione dei microrganismi. A questo punto cosa facciamo? Versiamo il latte in una pentola, io adopero questa in acciaio. Ecco, cosa importante prima di procedere a fare tutta la prassi: se avete un fornetto che abbia una temperatura tra i 40 e i 45 gradi. Ecco, io vi faccio vedere. Allora, ecco, ho messo anche il termometro per farvi vedere che siamo intorno ai 50 gradi circa. Ecco, questo è un fornetto De'Longhi e ha una temperatura minima tra i 40 e i 50 gradi più o meno. Ecco, a questo punto dicevo, cosa facciamo? Non facciamo niente altro che versare tutto il contenuto. Quindi adesso stacco un attimo e poi preparo un attimo le cose e poi ci rivediamo per farvi vedere come appunto versare tutto quanto e metterlo nel fornetto e lasciarlo per una giornata intera a quella temperatura lì. Non preoccupatevi, non consumo è irrisorio perché si accenderà sì e no una volta ogni, come si suol dire, una volta ogni morte di papa, e basta. E dopodiché l'indomani vi ritroverete con una bella cagliata praticamente e lo yogurt pronto, insomma, ok? Fra poco. Ok, Ciao. eccoci qua di nuovo. Allora, adesso io ho già versato, come vedete, lo yogurt, ecco, nella pentola. Adesso andiamo a versare mescoliamo bene lo yogurt, ok? Versiamo gli altri ed ecco l'ultimo. Ecco qui. Ok, adesso quindi mi ritrovo con una pentola dove ci sono 3 litri
3 litri di latte e un vasetto da 125 di yogurt che andrò a porre nel fornetto che vi ho mostrato prima, alla temperatura che vi ho detto, cioè intorno ai 40-45 gradi, e lo lascerò lì per una giornata intera. Ok, adesso vedo di metterlo. Dopo, al limite, vi faccio vedere un attimo quando l'ho messo, e dopo ci rivediamo l'indomani. Ok, come vi dicevo, ecco, questo è il fornetto con la pentola dentro. E adesso chiudo e lo lascio praticamente per circa 24 ore, lasciarlo lì, e così praticamente l'indomani vi ritroverete una bella cagliata, e comunque vi farò vedere come fare. Ok, Ok, saluto. ragazzi, allora. Ecco, è passato un giorno e ho tirato fuori lo yogurt dal forno e come si può vedere, magari ecco, tanto si è formata una bella cagliata, cioè un ammasso budinoso, cioè i fermenti. Fermentando, cosa hanno fatto? Hanno separato le proteine da quelli che sono i liquidi e quindi creando un ammasso budinoso, diciamo così, e il siero, diciamo che è quello, la parte liquida che tra l'altro è quello che gli può dare anche, gli dà l'acidità. Infatti adesso noi, arrivati a questo punto, noi faremo lo yogurt tradizionale, però volendo ci sono varie possibilità, nel senso che una è quella che faremo noi, cioè lo yogurt tradizionale, l'altro sicuramente conoscete lo yogurt greco, no? Che è più denso e meno acido. E quindi praticamente si procede nella stessa maniera come procederemo noi, con l'unica differenza che dopo viene filtrato. Quindi prendete un colino e lo lasciate filtrare, e quindi estraete quello che è praticamente il siero, che è quello che gli dà l'acidità, quindi verrà molto più denso, come dicevo, e meno acido, ecco. E per arrivare addirittura, se lo lasciate per qualche ora, ad arrivare praticamente a un formaggio spalmabile tipo Philadelphia, praticamente, ecco, tanto per darci un esempio, viene tale quale, proprio non c'è nessuna differenza. E se addirittura volete, se avete una fuscella, cioè diciamo una forma per formaggio, a questo punto lo lasciate spurgare proprio bene finché, praticamente anche rigirandolo, finché vi formate tranquillamente una caciotta, diciamo a livello così casalingo, senza nessun problema, buonissima e dolce, e non c'è nessun problema. Comunque, torniamo al nostro yogurt. Allora, come dicevo, probabilmente, ecco, d'accordo, non si vede, però vedete, se io, oltre a far fatica anche andare giù, perché ovviamente c'è una certa densità, come vedete il mestolo, la spatola che ho preso resta perfettamente su, quindi vuol dire che si è formata una massa densa praticamente per effetto della fermentazione del latte. Prendiamo un attimo un pezzo di carta, ecco, perfetto. A questo punto vi avevo detto di impostare più o meno il forno a una certa temperatura, in maniera che, però avendo la scala di quel fornetto lì, che non è proprio, è ormai, c'ha i suoi anni, e ho
si era mezza cancellata, così in questa maniera con questo termometro vi posso dire con esattezza, ecco, vi avevo detto intorno tra i 40-50 gradi, infatti qua adesso siamo intorno ai 50-51 gradi, ecco, siamo circa, ecco. A questo punto, ripeto, cosa bisogna fare? Facciamo lo yogurt. Allora, prendiamo un frullatore, eccolo qui, e andiamo a frullare. Una volta che si è adesso abbiamo mescolato bene tutto quanto, a questo punto non ci resta altro che invasare e mettere in frigo per almeno una giornata. Ecco. Vedete che la densità è già abbastanza densa, solo che ovviamente è caldo. Quando si raffredderà per effetto del freddo, diventerà ancora più denso, praticamente proprio come lo yogurt, quello che comprate al supermercato. Ecco. E comunque adesso, una volta finito, vi rimando a domani, così lasciamo un giorno di tempo, vi farò vedere il risultato finale. Ecco, da qui calcolate che io adesso sto riempiendo dei barattoli, quelli in vetro, tipo per la conserva più o meno, e ne vengono fuori tre che sono da litro. Ecco, uno l'abbiamo fatto, due, ecco. Calcolate un'altra cosa, intanto che riempio i vasi, vi volevo dire un particolare: se decidete di fare lo yogurt tipo alla greca, cioè bisogna sempre col frullatore fare così e dopo filtrare con un colino filtrare e anche con l'aggiunta anche di un canovaccio ovviamente pulito, ci sarà la resa più o meno della metà, ci sarà, perché buona parte del latte, si sa, ha una percentuale molto elevata di acqua, e quindi se ne andrà parecchio in liquidi. Ecco, quindi non meravigliatevi se dopo la colatura vi ritrovate praticamente con circa metà, quindi con un litro e mezzo di yogurt, però è come concentrato, perché ovviamente è uno yogurt tipo alla greca, quindi senza molti. Adesso io, ecco, te faccio così. Ecco fatto. Allora,
Ragazzi, io adesso ho riempito i vasi, adesso li chiudo bene con i tappi praticamente e li metto in frigo e ci risentiamo a domani praticamente e così ne proviamo ad aprire uno e vi faccio vedere la densità e anche il fatto che ovviamente mettendoli così a caldo automaticamente per effetto dello shock termico automaticamente vengono automaticamente sottovuoto. Ok, vi saluto, ciao. Ok ragazzi, allora siamo arrivati allo step finale e per quanto riguarda come creare lo yogurt in casa in maniera facile. Ecco, questi sono i tre vasi da chilo che sono risultati dopo tutti quanti i vari passaggi che vi ho detto precedentemente. Allora, ecco, questi sono dei vasi che vedete, ecco. E adesso andremo ad aprirne uno e mi aiuterò perché scivolano un po' con questo attrezzo. Avete sentito che ha fatto il clack? È tipico quando appunto va sottovuoto il ecco, come vedete, guardate, è bello denso, ecco, e niente, che dire, questo è il lo yogurt fatto in casa in maniera semplice e veloce anche perché come procedimento è velocissimo. Bisogna attendere, sì, per carità, un giorno per quanto riguarda la fermentazione e un giorno, diciamo, di aspettare che almeno risulti bello freddo prima di consumarsi. Tutto qui ragazzi, ok? Alla prossima, ciao!